Si è tenuta stamattina presso la sede della Società della Musica del Teatro Primo Riccitelli una conferenza stampa di anticipazione sugli spettacoli previsti per la prossima stagione di prosa. Importante e di livello l'offerta degli appuntamenti previsti. Il prossimo 13 aprile presenteremo la nostra futura stagione di prosa 2017-2018. Esattamente il nostro direttore artistico Ugo Pagliai sarà qui a Teramo per presentare la nuova stagione. Che naturalmente quest'anno insomma tutto avverrà con largo anticipo per le note vicende degli ultimi tempi. È una stagione come tutte d'altra parte le altre che l'hanno preceduta, ricca di tanti appuntamenti, di importanti artisti, e quest'anno vogliamo anche fare una piccola anteprima e dire, svelare i nomi di alcuni tra gli artisti che saranno presenti nella prossima stagione di prosa, a cominciare da Gabriele Lavia, Stefano Accorsi, Lorella Cuccarini, Serena Autieri e tanti altri che naturalmente sveleremo il prossimo 13 aprile. Vorrei fare un appello al sindaco Maurizio Brucchi, cioè quello di farsi garante sia nei confronti del gestore, del nuovo gestore del teatro, ma anche garante della Riccitelli, ma anche di altre associazioni che vogliono usufruire del teatro, e quindi colgo anche l'occasione di dire che comunque si farà la stagione di prosa del Primo Riccitelli al Teatro Comunale di Teramo. La speranza della Fondazione è che il fatto che sia creata una situazione, diciamo, nuova per la città sotto il profilo della stagione teatrale e soprattutto non abbia alcuna incidenza negativa su un patrimonio culturale della città che è costituito dal rilevante numero dei cittadini interessati, davvero interessati alla cultura, in particolare all'attività teatrale. Per quanto riguarda le possibilità che ci siano anche altre stagioni teatrali, ben vengano, ma tutto questo, ripeto, se serve ad arricchire un già prezioso ed importante contenuto culturale che noi abbiamo nella nostra città.